50 associazioni di volontariato, 12 istituti scolastici e centinaia di studenti che si cimenteranno nelle più svariate attività. A coinvolgerli in provincia di Teramo il Centro Servizio per il Volontariato Abruzzo con la nuova edizione del progetto Scuola e Volontariato, iniziativa che ogni anno coinvolge centinaia di studenti in tutta la regione, mettendoli in contatto con le associazioni del territorio. Questa è un'iniziativa che facciamo da tempo e in maniera così massiccia a Teramo. Quest'anno veramente è molto indicativa, è indicativa anche di una voglia da parte dei giovani e delle scuole di partecipare. E anche delle associazioni di farsi conoscere, perché 12 istituti e 50 associazioni di volontariato che si sono offerte per ospitare giovani o per incontrare giovani non è poca cosa. L'azione declinata in ambiti provinciali, coordinata dalle singole delegazioni del CSV Abruzzo, è un modo per avvicinare i ragazzi alle esperienze di senso civico, solidarietà, libertà e dono, che sono i valori del no profit. Che momento vive il volontariato? Perché abbiamo visto i dati del servizio civile, purtroppo non sono molto incoraggianti, non c'è una grande partecipazione. C'è una grande fatica, soprattutto da parte dei giovani, ecco perché è molto importante insistere con progetti sui giovani, ma la fatica dei giovani a volte, permettetemi di dirlo, magari è causata da noi adulti che forse non riusciamo ad attrarli e a farli sentire protagonisti all'interno delle associazioni. Durante i numerosi appuntamenti verranno affrontate le tematiche legate all'identità e alle motivazioni e alle finalità dell'azione volontaria. Sinceramente non penso che ci sia un momento giusto, io penso che ci sia l'occasione giusta, cioè la possibilità di poter incontrare qualcuno che ci attira, che ci attrae e che vediamo fa delle cose che ci interrogano, ci fanno fare delle domande sul senso della vita. Credo che il volontariato in fondo sia questo, siano persone che si sono fatte delle domande, magari partendo da una loro situazione particolare, e hanno scoperto che insieme si può fare molto di più e si può non tanto rispondere ai bisogni delle persone, perché c'è una falsa idea secondo me. Noi rispondiamo alle persone, quindi le persone così come sono, con i loro bisogni, quindi i bisogni sono una conseguenza della risposta del volontariato alla persona.